Nell'ambito dell'iniziativa L'Arte annuncia il mistero di Dio, che da diversi anni qui portiamo avanti al Centro Eucaristico San Raffaele. Quest'anno abbiamo voluto celebrare i 20 anni della morte di questo pittore americano, William Condon, avvenuta il 15 aprile del 1998 qui nella Bassa Milanese, dove ha vissuto i suoi ultimi anni. In Quaresima abbiamo esposto un suo quadro intitolato La tentazione di Cristo. Adesso, nel tempo pasquale che ci porta verso la Pentecoste, questo dipinto è intitolato appunto Pentecoste 4. È un dipinto che andrebbe contemplando, leggendo lentamente il racconto che ne fanno gli Atti degli Apostoli all'inizio del secondo capitolo. Nella parte alta del dipinto, Condon, con questo dinamismo frenetico, concentra tutti quegli elementi naturali attraverso i quali la parola annuncia Pentecoste, questa idea dell'improvviso entrare del vento, dell'accendersi di questo fuoco che si divide in queste irrefrenabili fiammelle. Ecco, sembra che Condon, più che la stanza chiusa del cenacolo, voglia dipingere quello che possiamo anche chiamare l'atelier di Dio, che ha i confini davvero cosmici, dove l'azione dello spirito, il Dio artista, diventa davvero un'azione universale. Condon ha questa capacità davvero di aprirci questa visione del mistero. In fondo la cornice ha solo il compito di limitare il nostro sguardo proprio all'accendersi del mistero, per poi portarci subito oltre, strappare questo mistero, quello che è lo spazio e il tempo, per riconsegnarlo alla storia di sempre, anche alla nostra stessa contemporaneità. Nella parte centrale del dipinto vediamo gli apostoli riuniti nel loro stare insieme, come descrivono gli Atti. Sono uomini con i piedi ben piantati per terra e alla prima visione quasi statici, fermi, immobili, però ad un'attenta visione essi ci appaiono invece animati da un sottile dinamismo interiore, spirituale. Ed è così che Condon dipinge questa azione dello spirito che adagio adagio va ad animare, a rendere nuove queste persone, no? Ricreando in loro questo gesto davvero dello Spirito Santo. E più in basso invece abbiamo questo spazio, questa sorta di spazio che si apre verso di noi, che è una costante in certi dipinti di Condon, uno spazio che è dettato proprio da questo quasi fluttuare dei riflessi del fuoco, ma anche delle ombre riportate dagli apostoli. Non è uno spazio vuoto, è uno spazio invitante, interrogante, se vogliamo anche inquietante, ed è lo spazio dell'artista, da dove lui ha questa visione, lo spazio che lui attraversa per attraversare il mistero stesso della Pentecoste. Lo possiamo definire un po' il suo tormentato cenacolo, dovuto alla sua conversione, dentro la quale lui si scopre in qualche maniera capolavoro di Dio. È lo spazio anche nostro nel quale l'artista ci invita, se corriamo a chiudere porte e finestre all'improvviso entrare del vento dello spirito e non scappiamo di fronte all'accendersi di questo suo fuoco. Ma la Pentecoste è anche il compleanno della Chiesa, e quindi questo quadro può essere riletto e visto anche in questo senso, cioè Condon, nell'impostazione del suo dipinto, è come se ricostruisse uno spazio liturgico sacro, tra virgolette, una cattedrale nella quale si rinnova il mistero dello Spirito. E allora questo spazio diventa la navata, gli apostoli diventano queste solide colonne, i loro visi informi, questi animati capitelli, e il giocare del fuoco e del vento in alto forma questa sorta di volta ribassata a botte, dove l'elemento centrale, quella luce che si accende, segna il fondo dell'abside, laddove nelle antiche cattedrali appunto c'era la grande immagine del Cristo Pantocratore. A suffragare questo c'è anche un po' la tecnica di questo dipinto, che richiama molto da vicino le stesse vetrate delle grandi cattedrali.
Ma la chiesa non è soltanto fatta di una costruzione architettonica, è soprattutto fatta dai fedeli che diventano pietre vive. E Condon celebra anche questo nel suo mistero, celebra l'unità della chiesa in questa compattezza degli apostoli riuniti insieme, celebra l'originalità però di ciascuno, di ciascuna pietra viva, proprio in questa azione dello spirito che li va plasmando nei colori diversi dovuti ai doni dello spirito. Celebra la loro missione, sono in piedi ma pronti a partire, e celebra anche l'orizzonte della loro missione, ancora una volta dettato da quella luce che, dalla quale tutto parte e tutto arriva, che è proprio la luce e la presenza dello stesso Cristo. Questo dipinto a tema Pentecoste fa parte di quella serie dei dipinti nei quali gli anni immediatamente successivi alla sua conversione avvenuta ad Assisi nel 1959, lui si cimenta proprio con temi suggeriti proprio anche dall'anno liturgico, dalle nostre feste dell'anno liturgico. E qui siamo nel 1962, dove nel suo studio appunto di Assisi, nel maggio, lui si cimenta proprio con questo tema della Pentecoste. Nell'arco di un mese si conoscono almeno 6 versioni della Pentecoste. Questa, Pentecoste 4, è indubbiamente la più grande dal punto di vista della dimensione, ma io credo anche la più significativa, la più completa, perché in essa sono riassunti tutti quegli stimoli di riflessione, quegli stimoli di preghiera e di contemplazione che questo mistero dello spirito ha suggerito in quel mese, in quell'anno, allo stesso artista.